Le associazioni Casartigiani, CLAI, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti regionali hanno inviato una lettera al Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, per richiamare l'attenzione sullo stato di avanzamento dei programmi europei, vista la situazione di scarsa conoscenza su progettazione e gestione. Le sei associazioni chiedono al governatore un incontro pubblico nel quale la Regione possa illustrare in modo dettagliato per ogni singolo asse lo stato dell'intera programmazione comunitaria al 31 dicembre 2017. In poche parole, le associazioni chiedono ad D'Alfonso dove sono gli annunciati strumenti di sostegno alle imprese e alle loro iniziative occupazionali. Qual è la vostra protesta? Casartigiani, insieme a tutte le altre federazioni regionali piccole e medie imprese, ha scritto una lettera molto particolare al Presidente della Giunta regionale. C'è un problema di rapporti con la Giunta, ci sono state in passato molte promesse di incontri, anche di studiare insieme delle progettazioni interessanti per il lavoro autonomo abruzzese, e purtroppo però questi impegni sono sempre disattesi. Abbiamo lanciato l'allarme proprio sulla gestione dei fondi dell'Unione Europea, in quanto manca da parecchio tempo un tavolo per vedere di verifica anche del lavoro svolto. Ma dall'Europa voi che cosa vi aspettate e soprattutto cosa c'è in Europa? In Europa ci sono dei fondi molto interessanti per quanto riguarda la formazione professionale, per quanto riguarda il credito. Noi abbiamo attivato un tavolo regionale il 3 gennaio del 2017, siamo oramai alla fine di questo anno e purtroppo questo tavolo non ha portato alcun risultato. Sul settore dell'artigianato le cose non vanno un pochino meglio? Purtroppo l'artigianato abruzzese soffre tantissimo per una questione anche congiunturale. Rispetto ad altre regioni la ripresa è minore, come anche il discorso delle nuove PMI che si iscrivono alla Camera di Commercio. Però ecco, anche in questo caso abbiamo chiesto all'assessore Lolli una maggiore attenzione. Da parte dell'assessore grande disponibilità, grande volontà, poi come al solito la colpa è sempre di qualche dirigente e non si riesce neanche a rimodulare, non so, un fondo di garanzia per esempio, che è un aspetto importante per le imprese che vogliono avere il credito.